Buonasera a tutti, bentrovati. Come saprà chi è venuto, siamo un filo in ritardo per via della manifestazione che si sta svolgendo a Roma, quindi abbiamo anche qualche ospite bloccata nel traffico, tra cui Roberta Lisi. Io do subito la parola alla nostra Gabriella Anselmi che introduce questa giornata di Linguaggi e Visioni, la seconda produzione di Donne Invisibili, questa volta insieme alla Casa Internazionale delle Donne, che ringraziamo enormemente per l'ospitalità. Prego, Gabriella. Buonasera a tutte e tutti. Io voglio ringraziare, un ringraziamento mio fatto alla Casa Internazionale delle Donne e a tutte le donne della casa che hanno contribuito al farsi di questo evento. Quindi questo è importantissimo perché la casa è un luogo importante, secondo me importante, fondamentale, perché è un luogo di incontro di culture, lo possiamo vedere anche venendo, no? Giù sotto ci sono la cultura africana in quel momento, ma possiamo dire anche una fucina di saperi a tutto campo e quindi è una grande ricchezza che noi dobbiamo coltivare, che noi dobbiamo curare, perché la parola della casa sono la cura, perché la cura della mente, la cura della nostra intelligenza ricadrà anche positivamente sul nostro corpo. E siamo qui e quindi voglio ringraziare Francesca, il primo gruppo, nella Condorelli, perché veniamo, Francesca viene da Genova, nella Condorelli viene da Catania, Maria Lombardo ancora viene da Catania, aspettiamo anche Silvia Grambois, Roma, io Roma, il primo nucleo che ha creato questo, Donne Invisibili, per trasformarsi in donne invisibili. E quindi speriamo che questo incontro, che nasce dalla presentazione del bellissimo libro di Maria Rosa Cutrufelli, che ho letto tutto di un colpo, importantissimo perché soprattutto in questo momento storico io penso che il lavoro debba essere messo al centro, ma non solo il lavoro delle donne, in generale debba essere al centro dei nostri interessi, al centro delle nostre mobilitazioni. Quindi leggere quel libro mi ha ricordato la mia esperienza di sindacalista in Italia e all'estero, che viene da un'esperienza materna. Quindi qui, in questo luogo bellissimo, crocevia di culture e fucina di idee, di progetti, di sapere, io do a tutti il benvenuto e vi ringrazio. Grazie. Allora, io voglio partire da una forte emozione che ho avuto leggendo il libro di Maria Rosa Cutrufelli. Un libro travolgente, io l'ho trovato veramente emozionante e travolgente, e parla di ciascuna di noi. Ora, anch'io vengo da un'esperienza trentennale come sindacalista nella CGIL, quindi sono stata particolarmente coinvolta da questa donna che è stata dirigente politica del Partito Socialista, sindacalista, madre di 8 figli. È un romanzo, io l'ho trovato come un, l'ho vissuto come un romanzo. Nel senso, proprio l'ho vissuto come un romanzo dove si intreccia la storia d'Italia, di fatto, dalla fine dell'Ottocento fino, diciamo, alla morte, mi pare intorno al 1946, insomma, dopo. E questa vita attraversa, 53 mi dicono, e attraversa dei momenti, diciamo, fondamentali del Novecento. E la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, il fascismo, le lotte che hanno fatto i lavoratori, le lavoratrici. E questa donna che ha lottato, che si diceva lontana dal femminismo, no? In qualche modo quello che ho letto nel libro, comunque si sentiva lontano, ma in realtà io l'ho vissuta una donna proprio che ha preceduto addirittura le lotte che invece poi noi abbiamo fatto, cioè poi noi abbiamo fatto negli anni 70 e le abbiamo fatte tutte insieme. Lei le ha fatte in una solitudine, io dico anche tremenda, anche se attorniata da folle, no?
di contadini, operaie, operai, poi in realtà è stata un'interlocutrice fondamentale per le donne e nelle lotte che le donne hanno fatto in quegli anni. Quindi io credo, tra l'altro, poi è stata una delle fondatrici dell'UDI, quindi voglio dire, no? Una donna... E la cosa che mi è piaciuta sono le donne che... i soggetti che parlano, Maria Rosa, l'autrice, Sapienza Goliarda, la figlia, forse la figlia più amata da lei, e la e Maria Giudice, che, come dire, donna travolgente. Io dico, guardate, mi sono commossa, e io penso che per la casa oggi rappresentare questo libro, raccontare questo libro, rappresentarlo questo libro con questo nesso, che poi qui c'è la sapienza di Nella Condorelli, che ha intrecciato, non solo che è stata una delle organizzatrici più importanti e fondamentali di questa iniziativa, ma che ha intrecciato poi, no, come dire, la rappresentazione poi filmica, e quindi di un altro tipo di linguaggio che affronta i temi che Maria Giudice ha affrontato nella sua vita, con la testa e con il cuore. Quindi io ringrazio anch'io tutte, ovviamente questo è un saluto molto breve da parte proprio della casa, io faccio parte del direttivo della casa internazionale, qui abbiamo la presidente Maura Cossutta, che poi interverrà successivamente, e quindi buona, come dire, partecipazione e buona visione, perché poi ci saranno qui. Grazie. Grazie Angela, mentre invito con calma Nella Condorelli a salire sul palco per introdurre, diciamo, anche un po' qual è lo schema dei seminari che facciamo con Donne Invisibili. Offro un saluto a Silvia Garambois, se ci vuole, la presidente di Giulia. La nostra coordinatrice di Giulia Lazio purtroppo è bloccata nel traffico a causa della manifestazione, che ha un po' anche, diciamo, probabilmente ridotto il nostro pubblico. E allora chi meglio della nostra presidente? Chi meglio della nostra presidente per un saluto da parte dell'Associazione Giulia Giornalista, che ha voluto crede in questo gruppo coordinamento che si è creato tra cinema, linguaggio, attualità, giornaliste, storiche, registe. Proprio impreparata, quindi facciamo prima. Quindi facciamo prima, però devo ringraziare, perché ovviamente un'impresa, un evento di questo tipo ha comportato una preparazione notevole, di cui ringrazio tutte le amiche e colleghe che hanno lavorato. Se permettete, io ci sono due colleghe di Giulia, a partire da Francesca Forleo, che è la nostra responsabile eventi di Giulia, e Lisi, che è bloccata dalla manifestazione imprevista, non so quante saranno messe così, io ero bloccata. E ovviamente Nella, Gabriella, tutte. Per noi è molto importante un evento di questo tipo, perché come Giulia noi lavoriamo sul linguaggio e sui linguaggi, quindi poter accomunare la parola scritta dei libri con la parola cinematografica è per noi la congiunzione ideale, perché da questo traiamo il nostro spirito. È la cronaca che diventa libro, è la cronaca che diventa film, è la parola e il linguaggio. Dato che di questi tempi la parola, lo vediamo, assume sempre un'importanza maggiore, e purtroppo lo vediamo nell'uso politico, lo sappiamo che la politica cambia i linguaggi. Noi abbiamo la necessità assoluta che la politica non cambi i linguaggi delle donne. E quindi io spero che anche questa giornata ci aiuti a ricordarci
non tanto la Treccani, magari le elementari, laddove si indicava in maniera corretta l'uso del femminile e del maschile e si raccontavano le donne per quello che erano. Stasera raccontiamo le donne. Grazie. Grazie Silvia. Prego, Nella Condorelli, voi tutti la conoscete, regista catanese, forza della natura, anche lei che traina questi gruppi di donne, li mette insieme e diciamo introduce appunto forse anche il nostro taglio, no? Sì, grazie Francesca. Va bene, mi associo al grazie di Gabriella e delle amiche che mi hanno preceduto nei confronti della Casa Internazionale delle Donne, non solo per l'ospitalità ma per la collaborazione e per avere, come dire, aderito fin da subito a questo nostro percorso. Questo percorso che vede insieme giornaliste, che vede insieme registe, che vede insieme sceneggiatrici, che è iniziato 2 anni addietro con un seminario che abbiamo fatto, che affrontava il discorso del rapporto con le fonti audiovisive, con le fonti cartacee, perché noi lavoriamo soprattutto sul documentario. Al centro della nostra indagine, al centro del nostro interesse c'è il documentario. E quindi siamo partite allora con questo incontro, perché un documentario è un documento. Una amica di Catania, anche Gabriella, lo chiama documentaria al femminile, visto che siamo con un approccio, diciamo, quasi di donne. Ma non è questo. Il documentario è un prodotto filmico cinematografico basato sui documenti, sulla ricerca storica, e si mescola, come ha detto Silvia Garambois, con il linguaggio dell'informazione quando diventa documentario d'inchiesta, quando diventa documentario d'immagine. E per noi che siamo a metà tra l'avere fatto la professione della giornalista, dell'imprista, dell'informazione, poi avere scelto un altro tipo di linguaggio, e cioè il linguaggio delle immagini per narrare, che paradossalmente ci faceva sentire anche più libere rispetto al linguaggio informativo, perché quando sei di fronte, racconti un documentario, c'hai le fonti, veramente ti rendi conto di essere veramente libera, di poter finalmente esprimere la tua visione di mondo. Questa parola per me è importantissima, perché noi ci approcciamo a questo lavoro avendo una chiara visione di mondo. In questa chiara visione di mondo, è fatta di volti, fatta di pensiero, fatta di volti, un volto, come dire, anche privilegiato, ce l'ha Maria Rosa Cutrufelli, ce l'ha nel cuore di tutte noi, perché tutti i lavori di Maria Rosa Cutrufelli, la sua scrittura, i suoi scritti sono state perle del panorama letterario italiano. E la storia su Maria Giudice è un'altra perla nel panorama letterario. E perché è un'altra perla? Non solo per la sua scrittura, per la sua struttura, per il fatto che Maria Rosa Cutrufelli è una scrittrice nata e quindi ha gli strumenti del linguaggio letterario e riesce praticamente a raccontarlo, cioè a trasformare le parole in emozioni, a farci vedere quello che lei sta raccontando, quello che poi in fondo facciamo noi quando facciamo documentari, vedere e trascinare comunque un'emozione, non stare lì, no? In una maniera, come dire, fredda, portare il pubblico, stabilire quell'empatia che ti fa, per l'appunto, stabilire una relazione fra tu che crei e il pubblico al quale è destinato il prodotto della tua creazione. Quindi Maria Rosa Cutrufelli, perché qui io quando ho letto Maria Giudice, perché è una perla per me letteraria, oltretutto, ma non solo per me, penso di intercettare anche il vostro punto di vista, perché è una perla femminista, nel senso che Maria Rosa illumina un personaggio di donne che era dimenticato, che era rimosso, che è stato importantissimo nella costruzione del Novecento, delle cose che noi ci portiamo dietro fino ad oggi, non mi allungo su questo, ma che è stato centrale, fortissimo, anche con le sue contraddizioni, anche con le sue paure, anche con il suo rapporto particolare con la maternità, anche con le sue contraddizioni politiche, è stato un personaggio centrale. In questo paese che spesso è privo di memoria in generale e ancor di più di memoria femminile, e Maria Giudice era stata rimossa, messa da parte. Quando io ho letto questo libro mi sono detta: Maria Giudice
non solo è un libro che lascia il segno per le ragioni che sono state dette anche prima, ma perché mi ha trascinato immediatamente nel mondo, per l'appunto, delle immagini e nella storia delle lotte delle donne. Delle lotte delle donne operaie, non delle lotte delle donne dette così come oggi si usa un pochino in maniera generalizzata, eccetera. Delle donne che lavoravano nelle fabbriche e che dentro le fabbriche hanno cercato il loro percorso di emancipazione politico e personale, e qui Angela ci può dare lezioni su questo, ma che soprattutto dentro le fabbriche hanno fatto quelle lotte che gli consentivano di, diciamo, percorrere questo cammino. E quindi ne ho parlato immediatamente con Silvia Garambois. Ho detto a Silvia: Silvia, che ne penseresti tu, perché Silvia è la nostra maestra, cioè la sua attività professionale e politica ci induce a dire questa cosa ufficialmente. Va bene, no, è vero. E quindi ne ho parlato con Silvia, dico: Silvia, che pensi? Ci sta dentro il percorso del nostro gruppo un'iniziativa di questo genere? Ci sta. E abbiamo convenuto poi con tutte quante, con Maria Lombardo, con Gabriella, con Francesca, ma anche con le altre che non sono qui presenti, abbiamo convenuto che ci stava, e come, per tutte le ragioni che in pillole ho detto prima, per una questione di memoria, per una questione che siamo anche custodi di un patrimonio di lotte del Novecento che non possono essere praticamente vanificate come se non fossero mai esistite. Noi abbiamo il dovere di non solo di custodirle, ma anche di trasmetterle, per non dire che abbiamo il dovere anche di partecipare, di esserci, perché torno al discorso di quella visione di mondo nella quale noi crediamo, perché è una visione di mondo che riguarda la giustizia sociale, perché è una visione di mondo che riguarda l'emancipazione degli ultimi, perché è una visione di mondo che riguarda l'eguaglianza, e all'interno di questa l'eguaglianza anche di uomini e donne. Quindi è quella visione nella quale noi ci riconosciamo, si riconosceva Maria Giudice e si riconoscono anche le protagoniste dei film che andremo a vedere dopo, va bene? Perché Giovanna è un film degli anni 50 di Gillo Pontecorvo e racconta questa storia di donne operai, fabbrica tessile di Prato, che vanno praticamente, occupano la fabbrica per avere praticamente in sciopero, per avere un loro diritto. E pensavo questo, rivedendo questo film che io amo moltissimo, lo devo dire, va bene? Pensavo questo, vedevo, no, il padrone della fabbrica, chiamiamolo così, il titolare, quest'uomo anche grassoccio, come dire, no, quasi spaventato, sommerso dalla reazione di queste donne, come sommersi erano i mariti, no, dalla reazione emancipatrice di queste donne che da sole occupano una fabbrica. E poi mi sono detta: Sette minuti, ho pensato immediatamente al film di Michele Placido, Sette minuti, dove la stessa fabbrica 60 anni dopo non c'ha più il padrone grassoccio, sommerso, sconvolto, eccetera, ma c'è una multinazionale senza volto che vuole togliere a queste operaie 7 minuti di vita, 7 minuti dall'ora loro pausa praticamente di lavoro, dal lavoro, e sono 7 minuti di vita, e nelle modalità diverse la voglia, come dire, no, di lotta di queste donne operaie, sia delle donne di Giovanna, tutte attrici non conosciute, prese dalla strada, il realismo cinematografico, che praticamente poi le attrici che interpretano le operaie intorno al tavolo, che discutono per una giornata intera se devono cedere questi 7 minuti di vita con la paura, la minaccia, il ricatto del licenziamento, oppure se devono mantenersi, se devono lottare per avere, perché sono 7 minuti di vita. E io ho pensato che in questi, abbiamo pensato con Silvia e le altre, che in questi, diciamo, due film, questa parabola, ci fosse praticamente l'affresco dell'Italia, come nel libro di Maria Rosa Cutrufelli c'è l'affresco dell'Italia, e le protagoniste di questo affresco, protagoniste finalmente, voglio dire, concrete, positive, cioè erano donne. E quindi ci siamo dette: lo facciamo. Abbiamo avuto l'adesione della Casa Internazionale, di Maura Cossutta, di Angela Ronga, delle altre del direttivo. Ringrazio Carmen, ringrazio tutte quelle che sono state con noi e hanno collaborato, e siamo partite per questa iniziativa organizzata qui e lì ai quattro angoli dell'Italia, da Genova a Roma a Catania, va bene. E anche questa è una cosa bella, perché vuol dire che noi siamo una piccola rete che può crescere. Detto questo, concludo
dicendo qual è il nostro obiettivo. Allora, il nostro obiettivo è raccontare il documentario, fare in modo che il documentario non diventi soltanto un prodotto o per pochi intimi, oppure un prodotto, come dire, cioè, che segua anche le evoluzioni del linguaggio cinematografico, mantenendo la sua intima natura, identità, essenza di documento. Di documento, quindi, con un rapporto con le fonti molto stretto, con un rapporto con le fonti audiovisive, e vorremmo, il nostro obiettivo è quello di, dal basso, suscitare attenzione, empatia, emozione nei quartieri, nelle scuole. Questo progetto è un progetto itinerante, come le amiche che lo componiamo, che stiamo ai quattro angoli dell'Italia, eppure riusciamo a parlarci e riusciamo a fare le cose, riusciamo anche a scontrarci sulle cose, eccetera. Io penso che questa cosa qui possa essere fatta. Detto questo, chiudo facendo soltanto un ultimo ringraziamento, e me lo consentite, noi ringraziamo per la collaborazione e veramente l'adesione fin dal primo seminario, noi siamo già al terzo, fin dal primo seminario, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico con il suo presidente Vincenzo Vite, che ci è vicino, che ci ha dato il file del film Giovanna e tutto il nostro lavoro volontario, non abbiamo praticamente né finanziamenti né nulla, e ringraziamo il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, la sua presidente Laura Delli Colli, veramente con cuore, con affetto e con stima, perché il loro sostegno, la loro collaborazione sostiene i nostri sforzi. E per me. Grazie Nella. Allora, io adesso invito a salire sul palco l'autrice del romanzo e le prime donne con cui ci confronteremo su questo libro, che effettivamente tutte noi che ce ne siamo parlate mentre aspettavamo che voi tutte arrivaste dal traffico, effettivamente si legge in un soffio, racconta una storia meno conosciuta. Nella, come dicevi, non è più invisibile Maria Giudice, ha tutto un libro per sé, e, oltre alla giornata di oggi. Invito anche Squillaci e direi che siamo tutte... Sì, ecco. E una piccola, spiegazione di come si svolgerà la giornata. Adesso parliamo del libro, poi seguiranno le proiezioni dei film con una piccola pausa tra un film e l'altro. Come ricordava Nella, questo gruppo di lavoro è tutta opera di volontariato, ma siccome il lavoro si paga non il nostro, ma delle nostre collaboratrici, invitiamo tutte le compagne prima di andare via a fare un'offerta nella schiscetta per supportare, giusto per i pagamenti tecnici della giornata. E allora, Maria Giudice, abbiamo noi qua collegato, abbiamo, diceva Nella, no? Storia, documentario, giornalismo, il nostro taglio è un po' questo, appunto, raccontare le donne con linguaggi e con modi, anche con interlocutrici diversi. Collegate qui con noi abbiamo Roberta De Longis, che sicuramente... Rosanna, scusatemi. Questo libro di Maria Rosa... È una biografia anche piuttosto breve e concisa, ma racconta il Novecento, sì, delle donne, ma racconta il Novecento in generale, perché l'esperienza di Maria Giudice lo attraversa nel punto cruciale, anzi, parte da quello snodo fondamentale che è ancora all'origine, possiamo dire, dell'Italia e della società contemporanea, che è lo snodo tra la fine dell'Ottocento, proprio quegli anni Ottanta dell'Ottocento, che segnano appunto la data di nascita, dove si colloca la data di nascita di Maria Giudice, e il dopoguerra. E la nascita dell'Italia repubblicana. Ecco, una settimana fa eravamo lì alla casa per questa iniziativa
organizzata dal Paese delle Donne, da Maria Paola Fiorenzoli, molto bella, molto ricca, che si è chiamata Dalla piuma all'algoritmo. E lì, in uno dei gruppi di lavoro a cui ho partecipato, si è parlato molto anche per contestare che una storia delle donne fosse possibile nell'ambito delle periodizzazioni tradizionali. Forse Maura lo ricorderà, qualcuna ha obiettato, era un gruppo, diciamo, coordinato da una di noi, una della società, Davinzia Fiorino, docente universitaria della Società Italiana delle Storiche, e appunto si contestava che le periodizzazioni tradizionali della storia, tramandate dall'insegnamento non solo universitario, ma anche scolastico, eccetera, della storia, potessero rappresentare le donne. Questo è un problemone, nel senso che si è scritto moltissimo di questo, si è discusso molto. In realtà, un libro come questo e la biografia di Maria Giudice, e la stessa biografia di Maria Giudice, dice molto chiaramente che le donne le abitano comunque queste periodizzazioni, che poi siano state considerate, siano quelle tradizionali, sì, quelle tradizionali, cioè una vita e un'esperienza di vita, di lavoro, di militanza politica come quella di Maria Giudice, abita tutte e secondo me, voglio dire, le rappresenta e ne è rappresentata tutte le periodizzazioni tradizionali. Mentre leggevo il libro, ritrovavo tutti quei momenti e quegli snodi di cui Maria Giudice, scusate, è stata protagonista, visibile, invisibile, visibilissima oggi, per esempio, nel momento in cui ne stiamo parlando. E non sono, badate bene, soltanto eventi politici, eventi militari, anche quelli, perché si comincia con il 98, dico si comincia perché una delle prime esperienze significative, il 98, i moti per il pane del 98, che segnano un po' l'inizio anche in qualche misura degli interessi politici di Maria Giudice, la grande guerra nella quale che la divide dal marito in tutti i sensi, dal marito, dal questo primo compagno Carlo Civardi, padre di 7 dei suoi 10 figli, la divide in tutti i sensi, la divide da un punto di vista politico, perché lei è fieramente antimilitarista e pacifista. Mentre il marito anarchico, anarco-socialista come lei, però appartiene a quella corrente di pensiero che pensa di, che ritiene, che riteneva che la guerra mondiale potesse essere un evento, da cavalcare per scatenare le contraddizioni sociali più forti. Che possiamo dire che in parte ha visto giusto, se pensiamo a quello che è successo dopo la prima guerra mondiale. Sicuramente non c'era coscienza esattamente di questo, però ecco, loro sono divisi, poi sono divisi fisicamente, e poi Carlo Civardi muore durante la guerra per eventi legati alla guerra, anche se non muore esattamente in combattimento, comunque muore per fatti di guerra, e questa rappresenta una grande cesura. Contemporaneamente, in quel 17, in quel famoso 1917, durante il quale Maria Giudice partecipa ai moti a Torino, tra l'altro Maria Giudice ha una mobilità fisica straordinaria, insomma l'avete visto leggendo il libro, lei è a Torino,
proprio nel corso partecipa a quei movimenti, a quelle rivolte delle quali le donne nei quartieri operai torinesi, dei quali le donne sono state protagoniste. Nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, assiste in senso è consapevole, assiste non assiste passivamente. Una persona, un personaggio come lei non è passiva mai in nessun momento della sua vita all'ascesa del fascismo e per una serie di circostanze si trasferisce in Sicilia. E qui in Sicilia, dove nel 24 nascerà Goliarda Sapienza, l'amica di Maria Rosa, dalla quale possiamo dire è nato questo interesse per la ricostruzione della biografia di sua madre, appunto Maria Giudice, si trasferisce appunto in Sicilia. E unendosi a Giuseppe Sapienza, un avvocato siciliano, anche lui, diciamo, socialista, o comunque avvocato degli ultimi, e lì lei ha da questo secondo compagno 3 figli, dei quali sopravvive fino all'età adulta soltanto Goliarda. Gli altri muoiono piccoli. Tra l'altro, Rosanna, è interessante perché stasera abbiamo anche una giovane studiosa di storia che ha studiato invece proprio, ha scritto una tesi proprio sulla figlia Ah, su di Goliarda. Maria Giudice, su Goliarda, e dopo ce ne parlerà. Ho Benissimo, io dimenticato di dare, finisco. diciamo, un po' di timing a tutti quanti, siccome No, abbiamo io. iniziato in ritardo. E, no, ma non ti interrompo, certo, ti faccio No, concludere. no, Grazie. No, prego, prego, prego. concludo rapidamente. Concludo rapidamente, ecco. Quindi voglio dire che questo, allora, la scelta di questa persona è importante perché, ripeto, è una persona che abita il Novecento, è una figura che con le sue esperienze abita il Novecento in una maniera molto forte e molto significativa. Però vorrei dire che non è eccezionale, ecco, questo. È esemplare, se vogliamo usare la parola in senso letterale, rappresenta un esempio, ma io che ad altri livelli mi sono occupata di altre, proprio ad altri livelli, chi è che ha citato prima la Treccani, di compilatrice, di pedante compilatrice delle biografie, del dizionario biografico degli italiani, posso dire, e alcune di queste, appunto, di queste donne. Diciamo di coetanee, anzi erano proprio coetanee di Maria Giudice, le ho seguite. In realtà la sua non è una figura del tutto eccezionale. Certo, è eccezionale il fatto che tutte queste esperienze si trovano riunite in lei e anche riunite, possiamo dire, con una intensità. È stata ricordata la maternità. Certamente questa maternità appunto di 10 figli, i quali poi in parte vivono separati da lei nella prima infanzia, vivono con la famiglia del loro padre, di Carlo Civardi, ma in parte poi invece la seguono, alcuni di loro la seguono in Sicilia, rapporto molto contrastato di alcuni legami forti ma anche conflittuali. Adesso non sto naturalmente a dilungarmi su questo, però certo questo rapporto con la maternità colpisce per esempio appunto, è un po' un mio pallino perché colpisce il rapporto con la guerra, con la prima guerra mondiale, perché per lei è uno snodo, ripeto, cruciale per tutti i motivi che ho già indicato, che si trovano tutti in lei concentrati, cioè l'adesione personale, le sue personali convinzioni rispetto alla guerra e alla pace, diciamo così, il coinvolgimento personale attraverso appunto il marito, insomma attraverso il compagno, la morte del compagno. E poi la separazione, la sua vita che cambia
dopo il 19. Quindi ecco, io finisco qui perché altrimenti parlerei molto molto a lungo di questa cosa che, come si vede, penso mi ha parecchio appassionato, e quindi chiudo ringraziando Maria Rosa di averci scritto, di aver scritto per noi questo libro così, così coinvolgente, anche per sé, immagino, da quello che lei dice, da come le è venuta l'idea durante gli anni 90, in occasione della prima guerra del Golfo. La ringrazio, però penso anche che, appunto, che dobbiamo raccogliere i suoi suggerimenti, e che tante di queste cose che lei ha così ben sintetizzato nella biografia di Maria Giudice possano essere altrettanti fili di trame che noi possiamo raccogliere, forse ancora intrecciare, ognuna con le sue possibilità, conoscenze, capacità, come appunto Nella ha parlato molto bene del documentario. E vedo che appunto mi è stato detto che una giovane storica della letteratura, immagino italianista, si sta occupando di Goliarda Sapienza. Grazie di nuovo a Maria Rosa e a tutte quante. Grazie, grazie mille Rosanna, resta con noi. Ecco, sono stati citati tanti temi, no? Le giovani donne, lotta, hanno voglia ancora di lottare, secondo te? Ah, ma certo che hanno voglia di lottare, bisogna assolutamente, anche la casa deve essere al servizio, deve diventare appunto un punto di riferimento per questa discussione, per offrire a queste ragazze la speranza, la coscienza, la consapevolezza, la convinzione, la certezza che con le lotte, solo con le lotte, si conquistano i diritti e la libertà. Ed è questo il senso della vita di Maria Giudice. Io ho letto il libro di Maria Rosa, glielo dicevo prima, scrive proprio bene, infatti non è solo un libro documentato di storia, ma come diceva Angela, un romanzo, è scritto veramente molto bene, e ho saputo delle cose di Maria Giudice che assolutamente non conoscevo. Cioè, una donna straordinaria, c'è scritto a un certo punto nel libro tanta vita, tante lotte, tanti figli, tutto tanto, tanto tanto, perché lei ha attraversato un secolo, ha conosciuto i protagonisti, da Mussolini a Lenin, alla Kulishov, a Pertini, e questa donna non era stata mai nominata, come dire, valorizzata. Questo è il senso del perché questa iniziativa si faccia qui alla casa, l'ha detta Gabriella, l'ha detto Anella, perché questa casa è la casa della memoria, della storia delle donne, delle lotte delle donne, e quindi la narrazione femminile di questa storia è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui noi abbiamo la Presidente del Consiglio che si fa chiamare al maschile e quindi nega esattamente l'importanza della narrazione femminile. Ma l'altra cosa che volevo dire è che questo appunto è anche un documento storico molto dettagliato, ma è anche un po' la storia di Maria Rosa. A me questa parte mi ha molto emozionato, lo diceva anche Angela, questa era... Eravamo così, insomma, non solo mi ha emozionato perché quando parla della Sicilia, quando Maria Rosa, una delle tante sue peregrinazioni, beh, la Sicilia è la terra di Maria Rosa, e si sente, no, il gusto, il piacere, quando dice il gusto della pasta al dente, questa cosa del linguaggio incomprensibile, e chi lo capisce il linguaggio delle siciliane e dei siciliani? Ma soprattutto mi è piaciuto, mi ha emozionato perché il libro inizia esattamente con questi gruppi. Il femminismo era anche questo, no? Ci ritrovavamo in gruppi, in piccoli gruppi, e poi nel 91, questo momento drammatico della guerra in Iraq, la lungimiranza di questi gruppi in cui si parlava d'amore, della vita, ma si parlava della pace, della guerra, e ancora oggi è tutto assolutamente attuale. L'ultima cosa che volevo dire è che questo tema è molto, cioè questo libro è molto importante, perché i temi che affronta sono attualissimi, e devo dire che in questo Maria Giudice è una donna contemporanea, perché ha posto la centralità di alcuni temi.
La maternità, Maria Rosa a un certo punto interviene, no? Con le sue domande, come se fosse un colloquio, come se fosse lì presente con Maria Giudice, e dice: da dove viene questo desiderio di maternità? Tenete conto che lei ha fatto l'esilio con la pancia, incinta di un figlio. Il carcere con la pancia. Il carcere gordice, con la pancia. Quindi un desiderio maternità. Di maternità, eccetera. 8-10 figli, 10 figli? Ecco, 10 figli con una vita in cui a un certo punto lei ha dovuto lasciare i figli. E quindi che cos'è stato per lei, no? Questa maternità? E Maria Rosa fa queste domande di fondo che ci dovremmo fare oggi su che cos'è il desiderio di maternità, sganciato dal ruolo tradizionale, patriarcale, dell'obbligo naturale, ma proprio il desiderio di ognuna di noi. E Maria Rosa dice: che cos'è? Un rifugio? È l'ostentazione di forza interiore? Queste sono domande molto belle che mi hanno emozionato. E poi ha parlato di politica. In un mondo in cui c'è l'antipolitica, come se tutto fosse degradato, eccetera, c'è l'epopea della politica. La politica e i figli sono le due grandi passioni. A un certo punto Maria Rosa dice, mi è piaciuta, è l'altra passione, l'altra responsabilità che si contende il cuore, no? Bellissimo. E io mi ritrovo pienamente in questa passione politica, che non è un mestiere, che non è la voglia di potere, è un'altra visione appunto del mondo. E dice: senza politica il tempo è soffocante, senza anima. Ci riguarda, io credo che ci riguardi tutti. E poi la libertà. E io credo che, nonostante lei non dica che, quando parlava anche delle altre compagne con cui ha fatto il giornale, noi non ci dicevamo femministe, ma era femminista. Sapete, io ho notato che una cosa, che di fatto senza dirlo lei ha anticipato quello che noi nel femminismo dicevamo, il personale politico. Cioè le sue scelte di libertà nella vita intima, concreta, non si è sposata, è andata controcorrente, è un'anomala in tutto, rimandavano alla stessa coerenza delle scelte di libertà nella politica. Ha criticato tutti, ha avuto il coraggio di andare contro tutti. Il suo era un socialismo e libertà. La libertà era il figlio legittimo, no? Del socialismo. E quindi Maria Giudice non si diceva femminista, ma era femminista. E credo la cosa più bella e quando si rivolge alla figlia Gogliarda, e credo che sia l'augurio più bello che ogni donna possa fare alle proprie figlie, cioè: io voglio che impari a essere libera. E credo che con questo augurio il libro di Maria Rosa ci riempie la vita. Grazie, grazie Maura. Nel frattempo posso chiederti di fare cambio di posto con Vilma Labbate, perché non ci abbiamo abbastanza. Prego, mi sa, sì, che certo, non abbiamo, certo, abbastanza sedia. Vilma, così vieni anche tu. Ecco. Sì, e il voto anche, perché non dimentichiamo quel passaggio in cui si rivolge alle operaie, alle altre donne, dicendo: ma cosa volete cambiare se non potete votare? Tutto passa attraverso il voto, quando ancora in Italia eravamo ben lontane. Bene. Allora, visto che cambio un po' la scaletta, se non dispiace, visto che si è parlato tanto anche della maternità, eccetera, apriamo una parentesi sulla figlia di Maria Giudice, ce la facciamo raccontare velocissimamente, perché siamo strette, ma con piacere. E magari anche, visto che c'è un incontro tra appunto una giovane studiosa di storia e un'autrice molto affermata, ti chiederei anche se hai piacere di fare una domanda all'autrice invece della biografia della madre del libro che hai scritto. Grazie. E introduco quindi Giulia Squillaci. Grazie. Sì, piacere. Buonasera, io sono appunto un'insegnante di italiano, però fondamentalmente sono anche una grande ammiratrice di Gogliarda Sapienza, e ho fatto negli anni delle ricerche e degli studi su di lei. Quindi questo, sono un grande piacere essere qua stasera a dare questo piccolo contributo, perché è un argomento a me molto caro. Maria Rosa Cutrufelli infatti ha scritto, secondo me, un libro di grande valore storico e letterario, ma anche, per quanto mi riguarda, affettivo. Grazie alla sua penna, che ha saputo coniugare in maniera, secondo me, raffinata, molto raffinata, fotografie e anche documenti storici, come soprattutto i rapporti di prefettura, ho potuto apprendere, insomma, degli aspetti della vita di Maria Giudice che assolutamente io non conoscevo. Sì, insomma, per sommi capi sapevo chi era Maria Giudice, ma per me era
principalmente la madre di Goliarda Sapienza. Ma oggi noi non siamo qua per parlare di Maria Giudice, madre di Goliarda Sapienza, siamo qua per parlare dell'attivista, della giornalista, dell'insegnante, capo della Camera del Lavoro, insomma di una donna che ha attraversato a gamba tesa il Novecento e l'ha cambiato, ha cambiato la storia d'Italia. E Maria Rosa racconta la vita politica di questa donna, la vita lavorativa e anche la vita privata, ci racconta tantissimi dettagli, anzi ci restituisce proprio le emozioni di questa donna, i sentimenti di questa donna, e nei confronti di Carlo Civardi, come è stato detto, e di Peppino Sapienza. Carlo Civardi è appunto uomo nordico, Peppino Sapienza uomo del sud. Credo che sia importante dire prima di tutto che Maria Giudice ha fatto una scelta importante nel non volersi sposare, perché 100 anni fa era uno scandalo, e Maria Giudice ha accettato questo scandalo e anche le conseguenze. Infatti, come scrive Maria Rosa, nel momento in cui Carlo Civardi muore, lei aveva 7 figli con quest'uomo, lei sembra scomparire anche come madre. Nei rapporti di prefettura questi figli sono trattati come degli orfani, no? Quando muore Carlo Civardi. E infatti Maria Rosa scrive: Carlo viene premiato e considerato un eroe per aver messo la patria davanti ai suoi figli. E per Maria vale il giudizio opposto. Come osa dire che il suo dovere di socialista è superiore allo stesso dovere di madre? E quindi vorrei partire proprio da questo dovere di madre, dal prisma della maternità, non per ritornare al fatto che Maria Giudice è madre di Goliarda Sapienza, ma perché credo che questo oggi sia capace di mostrare alle donne come non bisogna assolutamente, non è necessario scendere a compromessi per essere madri. Maria Giudice ha avuto 10 figli con 2 compagni e si è permessa di lavorare, di lottare, di andare in carcere col pancione, appunto come è stato detto, e appunto di cambiare la storia d'Italia. E quindi Maria Giudice come madre, secondo me, è rilevante. La madre che fu in Sicilia, perché sono siciliana, perché Goliarda Sapienza era una figlia speciale tra tutti questi 10 figli per lei, come appunto ci racconti. E appunto in Sicilia fu madre con Peppino Sapienza. Peppino Sapienza che insegna il socialismo alla figlia Goliarda Sapienza, no? Lo insegna a vivere nel quartiere Civita. Certo. No, ma infatti ti volevo chiedere, sì, secondo te, come si quali sono i semi di Maria Giudice che germogliano poi nella figlia Goliarda crescendo, e in che cosa li vedi che emergono nella sua vita? Fu attrice, scrittrice? Fu attrice e in realtà fu spinta dal padre, come ci racconta Maria Rosa, e quindi la sua vena letteraria possiamo dire che viene dal padre Peppino Sapienza, che l'ha introdotta all'Opera dei Pupi, ma anche l'ha spinta a diventare attrice. E Maria Giudice è importante nell'opera letteraria di Goliarda Sapienza. L'opera letteraria di Goliarda Sapienza nasce proprio da questo bisogno di liberarsi da questa madre così imponente, così importante, e infatti ogni libro della scrittrice segue il filo del racconto di questa madre. Possiamo vedere che intanto lei inizia a scrivere poesie proprio la notte in cui muore la madre. Angelo Pellegrino, che è stato l'ultimo compagno di Goliarda Sapienza, mi ha raccontato come proprio la notte della morte di questa madre, che viveva con Goliarda Sapienza a Roma, erano molto legate, la scrittrice scrive di getto 30 poesie, proprio per liberarsi da questo dolore. E appunto queste poesie poi vanno a confluire nella raccolta ancestrale. E poi lo possiamo vedere nella prosa della scrittrice. La scrittrice ha scritto 3 romanzi autobiografici, Lettera aperta, Il filo di mezzogiorno e Io Jean Gabin. E qui racconta proprio Maria Giudice. In Lettera aperta racconta questa donna, la descrive come Maria, l'impareggiabile, intelligente più di un uomo. E quindi ci racconta il suo lavoro, il fatto che fosse appunto sempre impegnata in politica, ma questo l'ha segnata perché era sempre chiusa dietro una porta, non c'era per Goliarda bambina. Il filo di mezzogiorno infatti è il racconto della sua psicanalisi, dove parla proprio, lo psicanalista le dice, lei aveva tentato il suicidio, no? Goliarda Sapienza, e lo psicanalista le dice: non esistono suicidi, ma solo assassini, lei è succube di sua madre, la deve vomitare. E quindi Goliarda Sapienza scrive per vomitare questa madre, e ci riesce con L'arte della gioia, che è il suo ultimo capolavoro,
e dove appunto ci sono questi, chi, non so chi l'ha letto, magari si sarà accorto che il racconto è scandito secondo tre matricidi, e quindi lei proprio uccide metaforicamente questa madre per poi accettarla, staccarsi dal corpo della madre ed essere finalmente libera. L'arte della gioia è questo, la libertà. Arte della gioia che tra l'altro fu pubblicato prima in francese, perché pensate in che paese siamo. Esatto, era sì. Scandaloso. E poi grazie ad Angelo Pellegrino che veramente ha questo merito di essersi battuto. Grazie. Oggi abbiamo questo. Grazie mille Giulia di aver aperto questa parentesi anche... Posso dirlo anche un po' più, cioè dico, volevo di essere la più giovane qua dentro. Volevo concludere dicendo una cosa, secondo me è importante, non voglio che passi il messaggio che fu una madre del genere, no. Era una madre che amava profondamente sua figlia, in particolare Goliarda Sapienza tra tutti i suoi figli, ed è stata una madre che ha insegnato la libertà attraverso l'assenza ai suoi figli, perché lei voleva costruire il mondo socialista, e quindi il mondo socialista è questo, la libertà. Grazie. Bene, adesso abbiamo fatto pace con la maternità un pochettino della Maria Giudice. Bene, adesso io lascerei la parola a voi due. Prima a Vilma, che anche si è occupata naturalmente di lotte femminile, noi tutti ricordiamo la signorina F, e poi finalmente l'autrice. Io lo dico sempre, purtroppo ho un modo di leggere molto deformato, perché leggo e immediatamente penso al cinema. Naturalmente il personaggio di Maria Giudice è un personaggio molto cinematografico, perché è pieno di contraddizioni, e l'abilità, il talento che ci mette normalmente sempre Maria Rosa nel raccontare dei personaggi femminili è esattamente questo, cioè Maria Rosa non è mai rotonda con i suoi personaggi, e è sempre dura, nel senso che non li giudica, ma scava moltissimo, e questo è un lavoro che fa la letteratura, che è preziosissimo per il cinema, perché quando si racconta un personaggio per il cinema, anche se si racconta un periodo, soltanto un periodo limitato della sua vita, o un periodo limitato a un'azione piuttosto che un comportamento, piuttosto che un fatto, quando si scrive ci si racconta tutta la vita. Si ha proprio bisogno, è necessario per raccontare un personaggio, bisogna sapere com'è, com'è nato, quanti fratelli, sorelle aveva, com'erano i rapporti con i genitori, è incline alla felicità, alla gioia, alla depressione, alla tristezza, alla malinconia. Che rapporto c'ha con le donne, che rapporto c'ha con gli uomini, che rapporto c'ha con i bambini. E Maria Giudice è un personaggio, quindi devo dire che lei è estremamente generosa nel fornire le facce di un personaggio. Noi abbiamo un linguaggio cineastico, abbiamo un linguaggio un po' rudimentale. E quando un personaggio, secondo noi, non è scritto, non è raccontato bene, diciamo che è un personaggio dritto, mentre un personaggio ricco al cinema è un personaggio non dritto e quindi pieno di facce, con tante sfaccettature, quindi anche con tante contraddizioni, con tanti... anche difetti, con tanti momenti non controllati. E questo è Maria Giudice, come l'ha scritto Maria Rosa, come l'ha raccontato Maria Rosa, cioè in modo molto cinematografico, cioè un personaggio non semplice, non dritto, iperbolico, direi iperbolico, perché in effetti è una persona, una donna che in tempi assolutamente non sospetti sceglie
di fare la giornalista, la sindacalista, di essere, di avere un rapporto diretto con la politica, però poi fa 10 figli. Cioè una cosa pazzesca, che forse è proprio questa iperbole che ci stupisce, che ci affascina, che ci incanta, che ci incuriosisce e che ci inchioda di fronte alla pagina scritta e che credo ci inchioderebbe anche di fronte al racconto cinematografico. Cioè un personaggio è una donna a tutto tondo con tutte le sue contraddizioni, talmente tante, grandi, profonde, che tutto questo la rende un personaggio, appunto, come diciamo noi, rozzi e semplici, non dritto. Questo vuol dire appunto che la storia è una storia molto complessa e molto ricca, perché ha a che vedere, perché è una storia, è l'identità di una donna dentro a una storia con la S più grande, alla grande storia, no? Ed è un movimento di una donna dentro una serie di avvenimenti estremamente grossi, importanti. E che cosa c'è di più attraente, ecco, di più attraente, se non raccontare esattamente questo, no? Cioè, in fondo le storie sono sempre quelle, ahimè, è proprio vero quello che mi insegnavano i vecchi sceneggiatori o i vecchi autori ai quali ho portato il caffè sul set e li ho aiutati a mettersi il cappotto, come diceva Monicelli, bisogna comunque sempre cominciare dalla gavetta. Le storie sono in realtà abbastanza poche, appunto la Grecia, Shakespeare, insomma, non tantissime. Ecco, Maria Giudice è una specie di Pollicino, di Davide, dentro un mondo enorme, che però è questa la cosa che naturalmente mi ha incuriosito, mi ha affascinato di più e che ho amato della scrittura di Maria Rosa, che però non è un'eroina. Nel senso che è una donna che si può amare, si può detestare, se ne può avere paura per una carica di vitalità estrema, tanto alta da appunto cavalcare la storia con la S maiuscola. Però non è un'eroina, nel senso che non è un'eroina da un punto di vista, come dire, cinematografico. Cioè, non posso dire che non vince, perché in realtà non si può dire che non vince, perché vince. Ma non, semplicemente si conquista un'identità, si autodetermina, senza la consapevolezza di questo, con appunto contraddizioni enormi. Una volta per fare riferimento a ciò che diceva lei di Goliarda Sapienza, facendo i provini per un film, ho conosciuto una giovane attrice, molto bella, bellissima, che si è seduta, di solito funziona così, c'è il regista, l'aiuto regista, una persona di produzione, l'attore arriva, si siede dall'altra parte e si comincia a chiacchierare del più e del meno prima di fare, come dire, un provino su parte. Questa ragazza era meravigliosa e volto pazzesco ed era completamente pelata. Per cui ho detto: scusa, perché sei completamente pelata? Che è successo? Beh, me li taglio.
Dico, come te li tagli? Dice, sì, me li taglio più o meno una volta a settimana, mi passo la macchinetta e me li levo. Dico, ma perché? Perché mi piacciono. Vabbè, continuiamo a parlare naturalmente. E poi dice, sai, dice, io sono la figlia di due cammelli, e con quei due cammelli che erano, che sono Celentano e sua moglie, non posso fare, questo è il minimo rispetto a quello che posso fare. Quindi posso capire, no? Oh, che cosa può aver provato Goliarda e che cosa possono aver provato anche gli altri figli nei confronti di una madre così, beh, insomma, ridondante, ricca, forse. Beh, ricca, no, ridondante no, no, perché non era retorica, no? Non era ideologica, era... ideologica magari sì. Beh, ideologica, ma non retorica. Nel senso, no? Positivo. Ecco, appunto, cioè fortunatamente aveva degli ideali. Però appunto chissà che cosa hanno provato questi 10 figli. Ecco, se dovessi pensare a un film, sicuramente li racconterei questi 10 figli. Vorrei dire un sacco di cose, ne dirò soltanto una. Alla fine poi io faccio la giornalista. La cronaca, cioè, no, supera sempre la realtà. Tu ti puoi inventare le storie più inverosimili, ma quelle che poi scopri quando ti capitano davanti agli occhi sono sempre più inverosimili. Ma Cortázar diceva che l'immaginazione è sopravvalutata, esatto. Che noi possiamo, abbiamo solo dei tentacoli con cui tastiamo fuori di noi, ma a un certo punto i tentacoli finiscono, hanno, e quindi insomma l'immaginazione è sopravvalutata, sì. Quindi invece tanto ricca era questa storia che tu lo racconti nell'introduzione, Maria Rosa, hai prima scritto di due personaggi dalla vita di Maria Giudice per poi arrivare a raccontarla. Perché, quando, come è germogliato questo libro? Allora, sì, io vorrei prima dire due cose, soltanto... No, era una cosa che mi ero segnata, che volevo dire. Però prima volevo dire due cose. Intanto che davvero ringrazio molto i gruppi e le persone, a partire da Annella e tutte le altre, che hanno organizzato in questa maniera questo incontro, perché questo tentativo poi, cioè appunto si va per tentativi, questo tentativo di mischiare i linguaggi è importantissimo, perché è assurdo andare per... Allora, c'è il linguaggio letterario, c'è il linguaggio cinematografico, c'è il linguaggio giornalistico, il linguaggio della cronaca, il linguaggio storico. In realtà poi linguaggi si mescolano, e noi invece li dividiamo e in qualche modo li uccidiamo anche, dividendoli così, li professionalizziamo, ma in qualche modo anche li depotenziamo. E quindi questo tentativo, tant'è vero, insomma, io il mio libro ho cercato di costruirlo partendo dal linguaggio fotografico, dalle fotografie. Poi purtroppo nel libro ce ne sono solo due, per problemi di diritti non hanno potuto, io invece ne racconto 8, e attraverso queste fotografie cerco di raccontare rapporti, sentimenti, una vita, e quindi anch'io ho tentato di mescolare un po' i linguaggi, perché mi sembra un'operazione necessaria, e quindi grazie. L'altra cosa che volevo dire brevemente è, allora, giustamente tutte dicono Maria Giudice è praticamente quasi sconosciuta.
Allora, sì, questo è vero, però Maria Giudice è stata una donna molto importante, cioè aveva un potere, cioè non era una donna, una sindacalista qualsiasi, una dirigente di partito qualsiasi, era una dirigente nazionale del Partito Socialista, è stata la prima donna, tanto perché adesso si dice la prima donna qui, la prima donna là, la prima donna dirigente della Camera del Lavoro di Torino, quando Torino era la città più importante, perché era la città operaia, quella che il fascismo ha dovuto domare per poter vincere. A Torino, infatti, io adesso ci andrò a dicembre, perché il 20 dicembre del... domani ve lo dico. 2022. Ah, no, del, ah, 1922, i fascisti organizzarono da fuori anche Torino una serie di squadracce che andarono a Torino e ammazzarono 40 fra tutti i capi delle cooperative, del sindacato, del Partito Socialista. E così i fascisti vinsero, non perché avevano idee geniali ed erano così, così bravi a soddisfare i bisogni della gente, ma perché hanno ammazzato tutti i capi operai, sindacalisti, intellettuali di Torino, che era la città che ancora resisteva all'ondata fascista. Allora, lei era la capa, è stata la prima donna. Allora, mi chiedo, come mai che questa che è stata la prima donna che ha fatto questo, la prima donna che... perché un'altra cosa importante è che lei è stato un legame, cosa che allora era abbastanza inusuale, fra il movimento del nord, il movimento operaio, e il movimento contadino del sud, le leghe dei contadini. In Sicilia la chiamavano la Samaritana, perché era, e lei aveva una grande autorità, perché era una dirigente nazionale, non era una militante qualsiasi. Era una, allora, com'è che questa prima... qui prima là e prima là viene dimenticata, ma significa che essere prime non serve ad essere ricordate. Però se non siamo ricordate, succede quello che Anna Banti racconta in un suo bellissimo racconto che si chiama Le donne muoiono. È un racconto fantascientifico ambientato, adesso non ricordo se nel 2600, in cui ci sono, allora, gli uomini non muoiono più, le donne continuano a morire. Allora lei si chiede, ma come mai questa cosa così strana? Perché gli uomini non muoiono? Perché passano i loro ricordi, le loro esperienze di padre in figlio. Le donne non lo fanno, non trasmettono le loro esperienze, le loro storie alle figlie. E quindi muoiono veramente, cioè muoiono due volte, individualmente e collettivamente. Ecco, io penso che questo, prima parlavamo delle giovani, cosa bisogna dire alle giovani. State attente che anche se siete le prime della classe o le prime del governo, le prime, questo non significa affatto che lasciate un segno. Se non trasmettete questo segno alle vostre figlie, penso che questo... cioè Maria Giudice è emblematico di questo, non era una militante qualsiasi, era una donna importante. Eppure oggi ho visto degli studi di storiche in cui dicono, beh, una figura minore del Novecento, ma come minore, che hanno dovuto persittirla, l'hanno dovuta praticamente chiudere in casa
era al confino in casa, levandole il lavoro, levandole tutto, impedendole di insegnare. Ma come? E quindi questo è un insegnamento che ci dà Maria Giudice. L'altra cosa, ecco come nasce, vengo come nasce e poi mi zittisco. Nasce in realtà, io non so se ho conosciuto prima Goliarda o sua madre. Sua madre non l'ho conosciuta di persona, solo attraverso i racconti di Goliarda e poi le mie ricerche storiche per fare un libro, un romanzo, che è il romanzo del Novecento, tu l'hai letto, un romanzo del Novecento attraverso una genealogia femminile, che è stato difficilissimo perché... No, ma è stato difficile per una cosa molto banale a cui noi non pensiamo mai. Cioè, un uomo, come si chiama? Vabbè, oggi non mi vengono i nomi. Un famosissimo, ultrafamoso scrittore israeliano che ha scritto la storia di una famiglia attraverso i secoli. Che cosa fa? Cioè, Joshua, sì, e beh, naturalmente, però scusate, ogni tanto ho questo vuoto, soprattutto con i nomi. Joshua cosa fa? Parte dal 400, metti, e racconta la storia del signor Mani del 400. Dopodiché passa al... Il lettore, la lettrice sa che lui dal 400 sta passando al 600 e però nel 600 lui comincia il racconto dicendo il signor Mani aprì la porta. Allora tutti capiscono che si tratta della stessa famiglia. Potete fare una cosa del genere con una donna? No, perché la signora Mani del 400 sarà la signora Rossi o Pinco Pallino del 600 e quindi il lettore, la lettrice non capiranno mai che si tratta della stessa famiglia a meno che tu non perda tempo e immaginazione a spiegarglielo. Questo per dire che io nel documentarmi per scrivere quel libro ho incontrato Maria Giudice e la sua vita... era così affascinante, così tanta, come si dice, così troppa, che io, Maria Giudice è la capostipite della famiglia che io racconto, però non è la capostipite, io l'ho divisa in due, cioè era talmente tanto il materiale, talmente ricca la sua vita che io ho immaginato che erano due sorelle e da quelle due sorelle poi si è sviluppata la storia delle varie ramificazioni familiari e così via. Allora io mi sentivo in debito verso Maria Giudice perché l'avevo divisa in due. E quando mi hanno chiesto, perché questo non è un libro che io ho fatto, che mi è venuto a me in mente, l'editore ha fatto una nuova collana in cui ci sono scrittrici che raccontano una donna che è importante per loro. E allora appena me l'hanno detto, ho detto sì, ve lo faccio perché voglio scrivere di Maria Giudice, perché voglio riunificarla, ridarle la sua vita per intero e perché è un atto d'amore anche verso sua figlia, con cui ho litigato per anni perché avevamo questo gruppo, che era un gruppo di scrittrici, che ci riunivamo periodicamente per discutere di tutto, di quello che scrivevamo, ma anche di quello che stavamo vivendo, compresa appunto la prima guerra del Golfo. E naturalmente, no, la cosa che io dico sempre, che è...
su tutto, litigavamo su tutto, eravamo il gruppo più litigioso del mondo. Poi ci ritrovavamo sempre con grande amore e con grande affetto, però... infatti Goliarda una volta disse, e ancora erano solo 4 anni che ci incontravamo regolarmente, disse, beh certo, io non mi incontro per 4 anni per stare in pace, non mi divertirei, ci incontriamo per litigare, perché il litigio era la forma del nostro confronto, che non negava l'altra. L'altra era lì, era ben presente. E allora litigavamo in piena libertà, cioè perché il litigio comunque ci garantiva l'affetto, l'amore per le altre. E poi litigavamo su tutto, sul modo di intendere la letteratura, uno, sopra la guerra e la pace, due, sul rapporto con gli uomini, tre, insomma non c'era un argomento su cui non litigavamo, e questo però non aumentava, e ecco, allora io l'ho scritto questo libro per amore verso la figlia e per un senso di riconoscenza verso sua madre, che è una riconoscenza di carattere politico, diciamo, per quello che lei è stata, per quello che lei ha fatto, e anche personale, perché mi ha nutrito i miei personaggi, ha nutrito la mia immaginazione, mi ha nutrito, e io quella è stata l'occasione per ringraziarla. E sarebbe, però adesso non c'è tempo, l'ho fatta anche troppo lunga, però il discorso sul tipo di passione politica che animava Maria Giudice ci sarebbe tanto davvero da dire, perché forse la sua è stata una generazione molto particolare, che forse io ritrovo anche in un certo periodo del femminismo, o anche forse nel movimento studentesco, cioè questo fatto della politica come dono gratuito, che fai a te stesso e a te stessa in primis, e agli altri, alle altre. E è stata una generazione particolare, forse non so chi lo diceva, anche perché ha vissuto uno snodo fondamentale, che io, e qui mi fermo, io individuo in una cosa che non tutti... È la generazione che è passata dall'essere suddito all'essere cittadino. È nata sotto in un regno, ed è finita in una repubblica. È uno snodo, insomma, signori e signore mie, mica da poco. Io ho avuto, io sono nata per 2 mesi, mi pare, più o meno, sono nata suddita, 2 mesi suddita, tremendo, meno male dopo 2 mesi abbiamo svoltato e sono cresciuta cittadina. Ringrazio ancora. Grazie veramente a te Maria Rosa, perché credo che sia una storia veramente di ispirazione, sia la vita di Maria Giudice, sia anche vedere come, adesso che lo sappiamo, come si è affrancata questa ragazza, riuscendo a fare anche lei qualcosa di buono, no? Liberandosi. Però sì, adesso viene voglia di vedere un documentario, un film su qualche personaggio di cui abbiamo parlato oggi. Bene, io credo che, se non, a meno che non ci sia Vincenzo Vita collegato, credo che possiamo esaurire qui i lavori sul libro, che invito tutti i presenti a leggere. Ringrazio le nostre ospiti di tavolo, Giulia Squillaci, Vilma Labate e Maria Rosa Cotrufelli, ed entrerei, vogliamo fare un minutino di pausa, andiamo dritte con Laura Delli Colli, che ci ha raggiunto, e Federica Vincenti.
la presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici. Già presidente della mostra del Festival del Cinema di Roma e la produttrice, no, Federica, vieni, vieni, vieni. Ciao, Laura, piacere, finalmente. A introdurre, a chiacchierare, a fare una chiacchierata sui, sui FIA, quindi forse non era la più giovane. Piacere, allora. Intanto grazie per avermi invitato, aspettiamo Federica anche, ecco, così facciamo. Laura, sei arrivata. Guardavo lì. La scheggia. Sei arrivata di là. No, mi fa piacere che siano state abbinate queste, questi due titoli. Ah, grazie, perfetto. In realtà sono presidente del Sindacato Giornalisti Cinematografici, sono stata presidente anche della, della festa, a cui continuo a collaborare. Ho detto già, benissimo. Già presidente va meglio. No, non vorrei usurpare un titolo al presidente che è Farinelli, che, con il quale ho ottimi rapporti, anche se poi qualcuno in qualche modo si è deciso che il governo delle donne fosse il momento di metterlo da parte a Roma. No, detto questo invece, mi fa molto piacere che siano state abbinate questi due titoli, perché Giovanna è un titolo di Pontecorvo che è andato un po' nel dimenticatoio, invece è perfetto per accompagnare un libro come questo e un dibattito come quello che abbiamo ascoltato. E poi Sette minuti, di cui parlerà Federica. Infatti ho pensato proprio questo, ammazza, allora tra 50 anni parleranno ancora di questo film. Certo che parleranno di questo film. No, è un film che tra l'altro, devo dire, io e comunque il gruppo che lo ha votato, anche il gruppo del sindacato, che quando, cos'era, 2016? Sì, 2016. L'ha amato moltissimo, anche perché è un film che ha un'interpretazione straordinaria di queste attrici, di queste donne che interpretano delle lavoratrici, ma ne parli tu poi che è meglio. Però voglio dire che per parlare con il linguaggio di Vilma, beh, insomma, non sono dritte, sono tutte molto ricche e quindi sono veramente delle attrici importanti, ma delle donne che interpretano, che sono ricchissime di sfumature per le loro storie diverse e perché tutte insieme sono veramente un collettivo speciale. Lo dico per quello che posso aver percepito da spettatrice, ma anche perché proprio in quell'edizione dei Nastri d'Argento del 2016 abbiamo deciso di premiarle proprio tutte insieme al film, perché è un magnifico lavoro collettivo e questo non succede spesso anche con i cast collettivi. In più la particolarità è che è un cast di donne e ognuna rappresenta una storia, ognuna rappresenta un punto di vista, però mi sembra che siano perfette proprio anche per questa giornata. Federica, a te, perché il film ha avuto anche un grande successo, è giusto dirlo, poi sai com'è nato da produttrice. Sì, intanto è nato, pensa, nei camerini del Piccolo Teatro di Milano, perché Stefano Massini, che quest'anno ha vinto il Tony Awards come miglior autore per Le Man Trilogy, venne nel 2015 nei camerini, mi bussò e mi disse: Federica, puoi far leggere questo libro edito in audio di Sette minuti a Michele Placido? E io ho detto: certo, Stefano. Ho bussato in camerino da Michele e ho detto: Michele, mi è arrivato questo libro, Sette minuti. Io poi, che divoro i libri, in realtà divoro moltissimo le copertine dei libri, perché amo molto leggere la frase che contiene il senso del libro stesso. È un po' come si dicevano anche per Ladri di biciclette, la scatolina di fiammiferi. Basta leggere poco per capire anche una frase, per capire il senso di una grande opera. E quel film, in realtà, quello che mi ha colpito di più, poi leggendo e entrando proprio in merito alla storia, è stata la forza di queste 11 donne capitanate dalla meravigliosa Ottavia Piccolo. Ma Ottavia non doveva essere, mi ricordo male? Forse c'era Ottavia Piccolo? No, mi ricordo male io? Che sei rimasta...
Ah, ecco, va bene. No, pensavo fosse qui in call con noi. E quindi è in realtà il fallimento di una grande azienda tessile che viene praticamente acquisita da una multinazionale francese. E in questo momento di grande panico all'interno dell'azienda, chiaramente la nuova proprietà chiede alle lavoratrici di rinunciare a soli 7 minuti della propria pausa pranzo. Ora, cosa sono 7 minuti, no? Sembrano poca cosa, sembrano niente, ma di fronte ai grandi diritti che ci sono stati, come dire, tolti negli anni, pensate che 40 anni fa, cioè 30 anni fa, 40 anni fa la pausa era di un'ora, 45 minuti, poi 30 minuti, poi 20 minuti, poi 10, tra un po' ci tolgono tutto, non mangiamo più, questo è un po' il senso, no? E purtroppo sembra niente, ma questi 7 minuti che sono stati chiesti alle lavoratrici diventeranno una grande voragine. Perché cui è una lotta di principio. È una questione di principio. E quindi la cosa più importante all'interno di questo film è il grande dialogo. Come in realtà possiamo noi convincere, smontare le sicurezze dell'altro? Parlando, dialogando. E l'errore che facciamo nella nostra esistenza è proprio questo. Io ho un'idea, tu ne hai un'altra, ma se parliamo in modo civile, forse non smonto la tua idea, ma ti porto in un'altra direzione. E questa è la cosa più importante. È il problema che credo poi sia negli uffici di tutti i giorni, dove lavoriamo, il cattivo dialogo che abbiamo anche all'interno di un semplice ufficio, no? Di una semplice in banca, ovunque. Questo è proprio al di là della donna. È il principio dell'ascolto e del dialogo che può cambiare sicuramente anche il parere dell'altro. Vogliamo ricordare un po' di attrici, di protagoniste. Io mi sono fatta un po' di appunti, quindi sì. Poi Ambra, tu le completi, Ottavia Piccolo, sì. Naturalmente, Violante Placido, Fiorella Mannoia, Baichissa Maiga, che è sì, molto stupenda, brava, particolarissima nel film, sì. Poi Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini, Maria Nazionale, aggiungi altre perché io Fiorella Mannoia l'hai detta? Sì, l'ho detta. No, ci sono tutte. Ci sono tutte. Tutte. È stato bellissimo averle tutte insieme, ricordo tutti. Erika D'Ambrosio. Per quello c'è qualcuno che mi è sfuggita, sì. Però a memoria queste le ho ricordate. E quindi vedrete, insomma, che tra l'altro è un film molto, anche molto coinvolgente, perché direte va bene, ma intorno a 7 minuti è una storia di questo genere, cosa si può mettere? No, ci sono le storie di ciascuna di loro, ci sono le personalità, ci sono le amicizie, le sintonie, ma anche i contrasti. E poi insomma un film si costruisce appunto rendendo ricchi i personaggi, e qui c'è stato anche un grande lavoro di scrittura, pensando che nasce in fondo da qualcosa che poteva essere teatrale, ma che come Parole ai giurati, no? Che è, esatto, stato un altro grande successo, che ha le radici poi in un vero, in una storia vera, insomma. Esatto. Questo è importante, sì. E allora, se posso dire a questo punto qualcosa su Giovanna, è bello pensare che anche questo nasce da una storia vera. Intanto il film del 55 era stato il primo film girato da Gillo Pontecorvo, interpretato da attori non professionisti, a cominciare dalla protagonista, di cui poi vi dico qualcosa, ed è appunto ambientato tra le operaie tessili di Prato. E anche qui la difesa, il tema è la difesa del posto di lavoro per questi licenziamenti voluti dalla proprietà, quindi c'è una sorta di tema omologo. Le donne occupano la fabbrica, Giovanna guida queste compagne nella protesta contro i padroni, ma anche contro i mariti che disapprovano l'occupazione della fabbrica. Tra l'altro, chissà se qualcuno aveva letto in America di questo film, perché poi ci sono stati dei film importanti gestiti anni dopo come commedie, quindi più di intrattenimento, in cui però c'è un po' questo tema che torna. Ma qui siamo invece a una presentazione a Venezia nel 56, ed è importante che questo doveva essere il contributo italiano, in realtà un film a episodi internazionale che doveva intitolarsi La Rosa dei Venti. Lo dico in italiano, in realtà era in tedesco, perché la matrice originale di produzione era proprio tedesca. Però poi gli altri episodi sostanzialmente non arrivarono, e quest'ora di film fu presentata a Venezia nel 1956, però non uscì mai nelle sale.
La cosa bella è che a un certo punto invece il film è stato recuperato, restaurato anche a cura dell'AMOD, quindi dell'archivio, insomma, che mi sembra che oggi sia un archivio preziosissimo del movimento operaio, perché è quello da cui si attinge sempre di più per delle storie importanti da recuperare. E questa protagonista in realtà si chiama Armida Gianassi, fu reclutata in una sala da ballo di una casa del popolo, quindi totalmente fuori. Questa è una piccola ricerchina che ho fatto perché mi incuriosiva la storia di questo film. E il film fu girato veramente nell'anificio Giulio Berti, che era un posto completamente fuori Prato, in un ambiente praticamente rurale. La fabbrica, che non esiste più, si chiamava La Romita in realtà, perché l'avevano costruita intorno al mulino della Romita, che si vede poi nel film, quindi ha una base, diciamo, da neorealismo, ma siamo già nel 55, quindi è un po' ricostruita quell'atmosfera. E poi ha una collaborazione, intanto c'è Giuliani De Negri, che era il produttore, che è stato lo storico produttore dei Taviani, per esempio, e ha delle collaborazioni importanti anche dal punto di vista tecnico. Erano molto giovani, però Enrico Menzer, che è un grande direttore della fotografia, aveva firmato la fotografia, Elena Mannini, costumista, aveva lavorato ai costumi, però diciamo, l'operazione di recupero insieme all'AMOD l'ha fatta la Filtea CGL, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico l'ha poi distribuito. Cosa dire di Giovanna? Io avevo scritto una piccola introduzione, non ve la leggo tutta, ma insomma, forse quando l'ho riletta mi è piaciuto come l'avevo cominciata, perché l'avrei raccontata così. Perché dicevo semplicemente Giovanna, cioè una donna e un nome. Non dice di più questo titolo, però è il senso della protagonista di questa storia vera, che diventa però una sorta di manifesto dedicato a sottolineare il valore di una lotta di questo gruppo di operaie, e anche però in una città dove la fabbrica è tutto, perché è una fabbrica di tessili, quindi diciamo che questo progetto nasce un pochino da quello che oggi chiamiamo il cinema del reale, allora lo chiamavano forse il cinema documento. Dicevo prima che è un'idea di film collettivo, quando c'era stata anche la moda dei film a episodi perfino. In questo caso però l'idea di un film che nasce dalla realtà, dove fu infatti accolto, per questo fu accolto a Venezia come una sorta di manifesto di purissimo neorealismo postdatato, era nato da questa DEFA, quindi DIE, che sta appunto per la sigla tedesca, che è l'ente di Stato della cinematografia della Germania Est. La supervisione, diciamo, di questo documentario collettivo doveva essere addirittura di Jordi Stevens, però appunto poi non arrivarono gli altri pezzi di questo mosaico, e quindi rimase quest'ora di racconto, che poi in realtà, prima dell'elemento, diciamo, di lotta, mette a fuoco l'immagine di questa donna, che poi è un'autentica protagonista della vita in fabbrica, perché lei stessa poi di fatto ha incarnato esattamente quel modello lì, cioè ha incarnato realmente una storia che appartiene a tante lavoratrici di quel mondo, per cui vedrete che è un insieme di passione, di militanza, di emozione, di protesta, ma soprattutto diventa un manifesto di solidarietà. Tra l'altro Pontecorvo l'aveva scritto con Franco Solinas e diretto con un aiuto regista decisamente speciale, perché era Giuliano Montaldo, quindi pensate in un'ora che cosa c'è. Ecco, io non vi aggiungo altro, ma mi fa molto piacere che sia stato appunto, lo ripeto, abbinato a 7 minuti, perché è entriamo in un clima che da una parte racconta una storia, diciamo, con un taglio d'autore ante litteram, e poi invece il film di Michele Placido riapre
questo racconto un po' mettendo a confronto tante protagoniste e entrando in una maniera meno documentaristica e più ricostruita, quindi un po' più teatrale, come del resto Massini fa anche esatto. quando scrive le sue storie. Adesso Massini, tra l'altro, sai che c'è la serie, no? Di, sì. su, anche su, sull'Eman Trilogy stanno facendo la serie, quindi insomma in realtà c'è un bel lavoro. Cioè, Stefano Massini in questi ultimi anni ha sfornato dei testi che poi sono diventati dei grandi testi anche per il cinema. Pensiamo però che cosa è stato per un autore che poi è diventato Gillo Pontecorvo con solo 7-8 titoli e aver avuto una sorta di esordio con questo piccolo film che poi è sparito nel nulla, ed è bellissimo che sia stato recuperato e che sia tornato a circolare in DVD, meno in, nelle proiezioni, però forse varrebbe la pena anche di recuperarlo, perché è vero che esiste un piccolo festival che si occupa di cinema e lavoro, però insomma è un tema che non avrebbe bisogno di festival, ma magari se tornassimo un po' all'idea anche, vero Vilma, di vedere i film e commentarli, perché no, non ci dispiacerebbe. I tuoi ci starebbero senz'altro se ci fosse una rassegna sul cinema e il lavoro e donne, aggiungerei. Va bene, io mi fermo qui perché è ora di vederli questi film forse. Grazie a tutte. Grazie.